Signor Presidente del Copasio, signori ministri, signori membri del Copasio, ambasciatrice Belloni, prefetto Parente, generale Caravelli, ma soprattutto i familiari di Nicola, di Pietro Antonio, di Lorenzo, di Vincenzo, consentitemi di portare innanzitutto il saluto del nostro Presidente del Consiglio, che è il vertice del nostro sistema di sicurezza e del sistema di informazione del nostro Paese, che mi ha pregato di parteciparvi la sua partecipata vicinanza a questo momento così importante. Noi oggi ricordiamo quattro colleghi. Credo che non ci sia significato e pregnanza maggiore di chiamare questi servitori dello Stato colleghi. Una colleganza che è prima di tutti per noi un valore e un orgoglio. Colleghi che consapevolmente hanno deciso di operare in contesti complicati. Vedete, anche nel nostro presente a volte c'è un tentativo di usurare le parole. Le parole vengono utilizzate con disinvoltura, nei momenti più diversificati, nelle circostanze più diversificate. La parola eroe molto spesso viene abbinata a situazioni che magari attengono più alla ordinarietà che non alla straordinarietà. Poi ci sono gli eroi per caso, le persone che ovviamente tutto avrebbero voluto immaginare nella vita di trovarsi in una situazione di particolare complessità o difficoltà, e ci sono invece gli eroi, quelli che servono il Paese e lo servono in contesti complicati, in contesti nei quali il distinguere tra la vita e la morte non è un'immagine semplicemente retorica. Nicola, Pietro Antonio, Vincenzo, Lorenzo sono morti in contesti operativi, sono morti in circostanze nelle quali era estremamente percepibile la condizione di pericolo. Per portare aiuto, per rendere un servizio al Paese, perché la loro presenza in quei contesti rappresentava un presupposto della nostra sicurezza. E lo hanno fatto come capita a molti operatori dell'intelligence, donne e uomini che sono abituati a vivere nell'ombra, a vivere al di fuori dei riflettori e al di fuori della considerazione pubblica, e che troppo spesso, come ricordava l'ambasciatrice, sono invece destinatari di considerazioni che poi rappresentano in qualche modo la cattiva coscienza di ognuno di noi. Mi è capitato di dirlo qualche giorno fa, presentando la relazione al Parlamento del Copasir, come il nostro Paese sia riuscito addirittura a coniare la locuzione servizi deviati. Non c'è vicenda opaca, non c'è vicenda strana, non c'è vicenda che in qualche modo interroghi le coscienze e soprattutto le interroghi da un punto di vista negativo, nelle quali non si utilizza questa locuzione, servizi deviati. Sembra quasi che chi opera all'interno dell'intelligence, le donne e gli uomini che ogni giorno rendono il servizio al Paese, da un punto di vista della loro capacità di analisi, da un punto di vista della loro capacità di acquisizione delle informazioni, da un punto di vista della capacità di gestire situazioni complesse in teatri particolarmente complessi, vivano la loro esistenza non al servizio del Paese, ma allo scopo di tramare alla sua sicurezza. È indubbio e sarebbe anche non corretto e intellettualmente disonesto non riconoscere che nella storia di questo Paese ci sono vicende, ci sono situazioni nelle quali determinati comportamenti hanno contribuito certamente a non rendere un servizio al Paese, ma molto spesso chi è stato identificato come soggetto deviato molto spesso era il portatore di una decisione o di una indicazione deviata.
ma è sempre molto comodo, è sempre estremamente fruibile da un punto di vista dell'acquetare la nostra coscienza, attribuire ad altri responsabilità che potrebbero in qualche modo essere ascritte soprattutto a chi ha primariamente competenze di responsabilità politica. E allora oggi noi ricordiamo Nicola, ricordiamo Pietro Antonio, ricordiamo Lorenzo, ricordiamo Vincenzo e ricordiamo con loro tutti i servitori del nostro paese, tutti coloro che sia sacrificando la vita ma sia anche onestamente, con caparbietà, con determinazione, garantiscono la cornice di sicurezza che è la primaria condizione di un vivere civile. E credo che questa giornata, seppur così caratterizzata da un bellissimo sole e da un cielo azzurro, ovviamente non possa non farci sentire quello che a qualche centinaia di chilometri la nostra Europa, il nostro continente sta vivendo. E credo che proprio in considerazione di queste vicende, delle vicende belliche, delle vicende nelle quali donne, uomini, bambini, anziani stanno perdendo la vita, dove si sta mettendo in discussione i principi fondanti delle nostre democrazie, del nostro essere comunità, e allora noi non possiamo non rivolgere un pensiero grato, riconoscente nei confronti di questi nostri colleghi, di queste persone che hanno onorato il servizio che hanno reso al Paese, che ci hanno insegnato una strada, ma soprattutto ci hanno insegnato il modo di percorrerla. Grazie.